Siamo al limite del sal. Parte. Meglio, la palla si aggancia. Non è facile. Viene gomitato. Occhio, perché questo dovete trovare la scusa. Ciao ragazzi! A grandissima richiesta tornano gli esercizi di ginnastica ritmica di Mati. E siccome siamo sotto le feste, albero di Natale, partiamo dal nastro! Fondamentale, cominciamo da un po' di stretching. Riscaldiamoci. Questo esercizio prevede che il piede sia appoggiato al divano? A un muro. E poi notiamo in questo nuovo episodio, qua diventiamo professionisti e professionali, che Mati non indossa dei calzetti ma delle... mezze punte. Perché hanno mezza punta sì... e mezza niente. E mezza punta niente. A cosa servono le mezze punte? A coprire mezzo piede e mezzo... Vero anche questo? E ti danno grip, giusto? Che vuol dire? Che vuol dire grip? Presa, ma non troppa. Ah, brava, giusto. Volevo dire proprio quello. Bisogna appoggiarsi sulla gamba davanti. Ok, lì deve andare il peso. E avere le mani su. Ah, ok. Deve fare anche equilibrio. Sì, una volta facevo anch'io gli esercizi di Mati, ma siamo arrivati a un livello per cui io filmo. Tra l'altro, figuratevi il resto del video, ragazzi. Gamba, giusto, non dimenticatele. Appoggiato a quadricipite. Sì, che io chiamo anche coscia. Più vai in fondo, più forti. Sì. E per quanti secondi devi mantenere la posizione? Perché? Noi l'abbiamo fatto in palestra 15. Ullala! Ora un piccolo ponte, giusto per tirare un po' la schiena. Ma sei sicura? Ok. Questa è la rovesciata, che è indietro o davanti questa? Indietro. Lo so, scusate. Indietro. Guarda, sì. Vai indietro, quindi vai indietro. Olè. Si alza tipo pennone e torna indietro. Ma mi dicono c'è anche quella davanti. C'è anche quella davanti. Allora dobbiamo vederla, assolutamente. Mettiamo un po' il tappeto. Ok. Sono dei limiti di spazio nel salotto. Olè. Per adesso siamo fermi qua. Ok. E poi siccome ci è venuta voglia, oltre allo stretching, arriviamo a questo livello. Che cos'è questa cosa? Ah, adesso è a posto. Ah, vedi, però ha tirato la schiena, vedi, un po' di stretching che fa sempre bene. Comunque, via il tappetone perché dobbiamo vedere il nastro, ragazzi. Oh, facciamo una domanda tecnica alla nostra ginnasta. Cara ginnasta, che bevi il... Cosa stai bevendo? Il succo d'arancia. Il succo d'arancia. Quanto lungo è il nastro che la mamma armeggia in codesto modo? Sono 5 metri. E voi non usatelo come cannuccia, ragazzi, ma datelo alla nostra esperta atleta che giunge con ruota, prende il nastro e ci mostra un primo movimento base col nastro, che è il passaggio da una parte all'altra. Do io i nomi ai movimenti. Poi un'altra figura. Io adoro vedere il nastro. Ui, fammi vedere. Questa è la scritta, la chiamo la firma questa. La tua è così. Ma non è vero, ma no, cosa ridi? Non ridere, non ridere. Ma facciamo i seri. Meglio. C'è anche l'albero di Natale. Fai vedere. Eh beh, ci assomiglia parecchio, eh. Scende grande e finisce piccola. E adesso hai pure male alla gamba. Ovviamente anche col nastro ci sono delle regole. Ma di sbirciacele. Allora, non bisogna fare questo, intorpolarsi sia il nastro con se stesso. Vengono poi di tante cinovie. Sia litigare col nastro. Bene, poi, è stato svolto. Non deve mai toccare terra. Mai toccare terra! Porta! Poi cosa non deve succedere mai? Il nastro nel naso. Decisamente. Vai per tutti gli attrezzi, che sì. Quello non deve mai finire davanti al giudice, perché se ti scappa una puzzetta. No, non lo sapevo. Il giudice non apprezza. Ecco perché Mati non le fa mai durante i saggi e le garette. Perché i giudici non apprezzano. Bene, chiaro. Hai presente quel salto della tigre nell'anello di fuoco? Sì, è pericolosissimo. Oggi avremo qui con noi la bambina attraverso il cerchio di nastro. No, fai vedere. Eccola che parte. Ma va! È passata attraverso, magari lo rifà anche in questo senso. Siamo al limite del sal. Ullala! Sì, ma era Lego, si può rimontare per fortuna. Oh, Mati, c'è un problema pure con Babbo Natale. Vieni qua, scusa, una piccola emergenza. Babbo Natale non ci vede, credo che vada. Non parlare di ginnastica invece di Babbo Natale. Hai ragione, giusto, parliamo di ginnastica. Fase 1: non farsi toccare mai dal nastro e stare dentro al nastro. Sì. Fase 2: qual è la fase 2? No! Brava! E come grande finale del nastro.
mano. Nastro, brava. Ora voglio vedere la parte più difficile. Sai qual è? Rimettere il nastro a posto nella sua fodera. Sicura? Per me è impossibile. Si fa così. E poi, allora, nello zaino abbiamo la fodera per il nastro. No, ringraziamo la nonna. Grazie nonna. Ringraziamo la nonna. Prego nonna. Ce l'ha fatta. Funziona. Certo. Incredibile. Entra in gioco il cerchio. Vai, signor cerchio, entra in gioco. Vabbè, il ritorno l'avevamo visto, ma un ritorno con la coscia. Ale, potresti provarlo anche tu questo, dai, sì. È il momento anche dei grandi, forza. Così, Matti, ma come hai paura? Torna indietro. È andato al villaggio di Babbo Natale, Ale. Vai. Brava, lo provo io. Ale, tieni la camera, te la passo attraverso il cerchio, guarda. Vieni. Bravo! B. Sono quanto? Un totale di? A, B, C. Allora lo rifaccio. Percorso. Bene, bene, bene. Bravo! Ah, la mamma. Papà! Hai visto che te l'ho passato? Mitico! Grande, tutto calcolato. Un'altra cosa. Attento che non apprezzi tanto. Vai. No, no, rifallo che passo dentro lì, vai. Oh. Attenzione. Ops, stai bene? Aspetta, adesso lo centro, vai. Aspetta che ti metto il tappeto però. Ok, grazie. Ecco, mettiti il tappeto così ti tuffi su tappeto. Quello. Tappeto. Il tappeto dopo, sì. Cerco prima. Vai! Però hai spostato il tappeto. Però sono andato al centro. Allora, ti do C. Grazie. Prego. Aspetta, non C, non era quello peggiore? Sì. Ritorniamo molto seri. Hai molto ragione. Guardate la preparazione. Il cerchio viene gomitato! Incredibile! È vomitato! No, gomitato! Ma come ha fatto a gomitare il cerchio? È incredibile! No! Non usate il cerchio come motosega per il povero albero di Natale. Ebbene, con il cerchio cosa ci mostri ancora? Già come lo maneggi a me fa paura, l'avevo preso in testa 45 volte. E cos'era questa cosa qua? No, no, fai rivedere. Guardate la mano, ragazzi, No, no, fallo piano. Dopo cade. Ma è bellissimo. No, è tipo... Sì, togli questo. Ma rivediamolo. Ah, no, va bene, è sempre bello. Sì, sì, ma l'aveva appena imparato. Adesso siamo a un livello... Aspetta. Siamo a un livello peggio. No, no, guarda che bene. Io qua mi farei malissimo le caviglie. Mi metterei... Qualcosa con la palla, cambiamo. Cambiamo attrezzo, via. Occhio, perché questo dovete provarlo a casa. Vediamo, allora, tu prendi la palla. Aspetta. La fai appoggiare sul dorso. Sì. Bisogna fare un giro intorno alla palla. Un giro intorno alla palla. Sembra fa. Puoi farlo usando due palle, ne lanci una, ne riprendi un'altra. Vediamo. No, ho usato la io. Lei ha usato il mio suggerimento. La rosa non è. Non è professionale, sì, esatto, non è professionale, altrimenti giustamente... Completamente diverso. Esatto. La maestra che salutiamo, la maestra Olga, direbbe no, quella palla no, va bene questa palla qui, con questa consistenza squishy. Ale, prova. Ma così? No, ma così è troppo facile. No. No. Ma non devi girarla. Ma no, quello è tipo Spider-Man, anche quello. Ecco. Ce l'ho, l'ho presa. Ti do avanzato. Avanzato, no? Per fare il giro della... Lo va, però provalo, sono curioso. Sei sicura? Il soggettivo è fantastico. Ma non ce la faccio, il soggettivo. Non posso farlo. No, il palo non l'ho visto. Guarda, sul dorso della mano. Olè! Attenta! Ricordiamo che la dieta deve sempre irradarsi. Ricordate di fare il cin cin con la vostra borraccia o con il vostro bicchiere di succo, con la canuccia di carta ovviamente riciclabile. Rosa, mi raccomando, così rosa deve essere, rosa. Ultimo con la palla. Ma questo è facile, dai. E va bene, lo faccio io. Devo alzarmi a drone, giusto? Le braccia tese, stai già sbagliando, braccia ecco. Tese. Adesso la palla come la prendo, così? No. Ok. Lanciala.
adesso l'ho fatta passare. Ma che schifo! Rifai! Sì, ma non devi sembrare una balena spiaggiata, devi farlo e devi andare su e giù anche. Così e poi cioè, non devi star su. Scendi. Sì, il braccio teso però senza rimbalzare per terra tu. I piedi stanno fermi per terra. Devi avere il controllo del tuo corpo in pratica. Ragazzi, provateci. Ecco, devi scendere tra una e l'altra. Scendi. Era bello. Dai. Contemporaneamente devi sorridere e guardare avanti. Non è facile. E sembrare contento. Questo scommetto non ci proverai neanche. Ma devi perché? Contemporaneamente. Aspetta. Tenere la palla. Ho visto solo un pezzo. Cosa hai fatto? Fai. Difficile. Fai vedere. Oh. Quindi tu l'hai venuto meglio, riprova. La palla si aggancia, Mati gira e torna in piedi in equilibrio. Brava, bravissima. Ruota, come si chiama quello qui? Con lo scambio. Ruota con lo scambio, un po' tipo quello dei binari. Questa cosa qua, cioè, lei lo fa come affaticamento, sì. Però. Sì. Però io non lo farei neanche come affaticamento, proprio eviterei. Genitori, mi raccomando, questi video guardateli e basta voi. Ok, benissimo. Sì, ecco, sì. State a te. Potete fare quello che ho fatto io, sì, però non oltre, mi raccomando. Ultima idratazione. In attesa delle prossime puntate potete guardare le precedenti qua sotto. Tacca! E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione! Scusa, fai vedere quel pollicione. È atletico anche il pollice di Marco. Ma incredibile, come fai a piegarlo così tanto? Non lo so. Cioè, io so fare la mossa quella... Ma come? La mossa spacca pollicione, funziona. Vabbè, comunque ragazzi, ricorda... La mossa spacca... Ma se parla anche tu... Ma va! E voi ragazzi, non guardate la mossa spacca pollicione, ma iscrivetevi al canale YouTube per... Non perdere i prossimi video! Non vedete la cosa spacca pollicione, vabbè. Ciao!